è forse la fiera più antica e longeva della provincia, popolare, ricca di storie e di tradizione. Per celebrare i suoi primi 4 secoli e mezzo, l'ente Fiera Fredda della Lumaca, con la collaborazione del comune di Borgo San Dalmazzo e il sostegno delle fondazioni CRC e CRT, ha organizzato una serata evento per presentare a tutti la 450esima edizione della Fiera Fredda, che Borgo San Dalmazzo accoglierà dal 4 all'8 dicembre. Questa è già la prima serata che ci anticipa un po' la 450esima Fiera Fredda. Abbiamo appunto voluto creare questo momento di festa per presentare il programma abbastanza ricco. Quest'anno vuole essere sicuramente un punto d'arrivo per i 450 anni della Fiera Fredda, ma vuole essere anche un punto di partenza nel senso del rinnovamento e guardare un po' al futuro. Fondamentalmente cambieremo un po' un attimino il restyling della fiera, con delle nuove aree tematiche, un po' dedicato a un taglio un po' più futuristico e giovanile. Perché siamo giunti a una cifra tonda, 4 secoli e mezzo, 450 anni che vogliono essere un po' il suggello, il sigillo anche di tanti secoli che si susseguono e comunque danno quella dimensione di comunità, di tradizioni, di folklore, insomma di un attaccamento, di un impegno al territorio che non per caso appunto si perpetra da tanti secoli. Quindi questo è un momento importante per la nostra città, ma per tutto il territorio cuneese, perché una fiera ha anche un significato economico, gastronomico, commerciale, culturale, sociale e sportivo. Insomma, prende tutte le branche della società, della comunità, e questo è molto importante. Noi ci teniamo in modo particolare quest'anno soprattutto a valorizzarla ancora di più. La popolazione risponde sempre benissimo, anche perché è una tradizione talmente lunga di anni che la gente la sente sua e ci aiuta sempre, viene sempre a trovarci, e questo ci riempie i cuori. La grande novità è la lumaca fritta. E quest'anno invece alla presentazione del 7 di novembre è in Bagna Cauda. La ricetta è segreta perché aspettiamo tutti qui a Borgo a venire a provare la lumaca.